Degrado a pochi metri dal centro abitato e dalle scuole, questa è la condizione in cui versa il quartiere Casacelle, dove su una strada ai limiti del praticabile è possibile trovare un po' di tutto, copertoni, rifiuti edili e di ogni genere. Da via Selva Piccola è stato addirittura creato un varco per il passaggio di auto e camion. La strada, scarsamente illuminata nelle ore notturne, è pericolosa per automobili e pedoni, causa la presenza di profonde botole ed un muro di macchine dismesse non poste in sicurezza, se si considera che a pochissimi metri c'è una scuola media ed un centro abitato. I cittadini sono esasperati, sterpaglie ed erba alta peggiorano la situazione igienica per la presenza di topi ed insetti di ogni genere. I residenti infatti sono costretti autonomamente a chiamare una ditta per effettuare disinfestazione e derattizzazione. Siamo dei cittadini prima di tutto onesti, che paghiamo le tasse e abbiamo un'enorme dignità. Siamo in una zona degradata al mille per mille, soprattutto c'è questa enorme distesa di sterpaglia che io chiamo la terra di nessuno, non si sa l'appartenenza, probabilmente al comune, probabilmente a qualche privato. Questo è il confine tra la legalità e l'illegalità e c'è qualcuno che ne è responsabile, le istituzioni, c'è qualcuno che deve rispondere a noi cittadini perché abbiamo diritto ad una risposta. Chi ha dei giovani, io ho dei figli, è necessario dare loro la speranza e se questo viene a mancare tutto. In questa zona si sono verificati atti di vandalismo, di rapine e di aggressione. La sera qui è diventata una cosa impossibile. Allora noi dobbiamo sempre aspettare il morto per poter poi intervenire.